lasciare il mio personalissimo messaggio ai giovani, perché anche se comincio ad avviarmi sulla strada della decadenza, della parabola discendente della vita, sono stata giovane anch'io, in realtà mi sento molto giovane, sono mamma di 3 bambini però e non ho ancora compiuto 40 anni, ma è urgente per me dire ai ragazzi di cercare l'incontro con Gesù, perché è l'unica cosa che potrà trasformare la loro vita, dal positivo al negativo, ma sul serio. Io per esempio ho proprio un momento nella mia vita che divide dall'avanti Cristo al dopo Cristo. E nulla è stato più come prima. Ed è un invito che sento veramente con forza di fare, perché vedere per credere, credere per vedere è speculare la cosa, ma se cercate la verità sarete liberi, liberi nel vero senso della parola, la libertà quella vera, non quella che vogliono vendervi in televisione, vogliono vendervi nei giornali, vogliono vendervi le star che oggi popolano la nostra società, una libertà autentica dell'unico, l'unico politico che ha dato la vita per noi, si è fatto mettere in croce per noi, veramente passando dalla morte alla vita, dal positivo al negativo, una risurrezione tutti i giorni nella vostra vita. Vedeteci. Ti fermo alle luci, al tramonto, e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Sperando che solo perdendo quel tanto tu resti con me. Ti fermo alle luci, al tramonto, e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordarsi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti.